Cosa non ha funzionato, ragazzi, in questo mio 2021? Partiamo prima da cosa ho fatto nel 2021. Prendendo i dati da Strava, ho percorso praticamente adesso che siamo a metà dicembre più di 12.000 km, quasi 150.000 metri di dislivello positivo, e se facciamo due conti ho percorso questi chilometri a più di 30 di media, quasi 30 e mezzo di media. Questo vuol dire che sono andato piuttosto forte, una velocità media piuttosto alta, di più dell'anno scorso. Infatti, se vi ricordate, l'anno scorso avevo fatto 10.000 km a 29,7, 29,8 di media. Comunque, a prescindere da questo, ho fatto oltre 12.000 km, che non è affatto male. È solo che questi 12.000 e spicci chilometri li ho fatti tutti senza un criterio particolare, ovvero venivamo da una stagione particolare, la 2020, avevo iniziato l'anno benissimo, la prima gran fondo, secondo assoluto, la seconda, quinta assoluto, parlo dei primi di febbraio 2020, che ancora il Covid quasi non esisteva. Poi c'è stata la batosta del lockdown a marzo, e quindi lì praticamente è finita la mia stagione delle gare, però comunque ho continuato ad allenarmi sui rulli, e poi appena chiuso il lockdown comunque ho fatto molti molti chilometri sempre bell'andanti, perché non c'erano gare, non c'era nulla. Allora la domenica si facevano gare clandestine tra di noi, si andava sempre forte, si facevano tanti chilometri. Quindi il 2020 era passato così. Venivo da un 2019 molto proficuo, in cui avevo corso molto, avevo anche vinto sia su strada che mountain bike, mi sembra. Quindi venivo da un anno buono. Il 2020 era iniziato a bomba, e poi però c'è stato appunto questo maledetto Covid e è andato a farsi fottere il maledetto 2020. Quindi ho iniziato il 2021 senza una vera preparazione in mente, ovvero avevo finito il 2020 a tutta, perché non c'erano gare, quindi non avevo seguito cicli di carico e discarico, ero sempre andato abbastanza forte tutto l'anno, e il 2021 è iniziato così, sempre forte, gare tra di noi, tanto non si sapeva ancora quando le corse sarebbero ripartite per bene, c'era sempre un po' di timore nell'andare a correre, infatti qualche corsetta si organizzava, però sempre un po' di titubanza nell'andare appunto a mischiarsi tra la folla. E quindi anche il 2021 era partito a tutta, senza lavori specifici, senza nulla in mente, senza nessun obiettivo predefinito. E così arrivo a maggio, che faccio la mia prima gara a circuito. Tutto l'anno ovviamente ho fatto 5 gare a circuito e 3 gran fondo, da metà maggio a praticamente metà ottobre, quindi in pochi mesi ho fatto soltanto 8 gare. Potete capire che non è abbastanza, specialmente appunto se non si hanno obiettivi. Io vedevo che c'era una gara, allora dico sì, ok, la vado a fare, però non avevo appunto, vi ripeto, una preparazione volta a andare forti in un determinato periodo, ma avevo soltanto un picco di forma continuo, quindi più basso del picco di forma che si può raggiungere se si prefissa un obiettivo. Avevo questo stato di forma stazionario, molto buono, però io sono arrivato all'inizio delle gare che già ero stanco, perché era da più di un anno che non mi riposavo, praticamente. Andavo sempre alla stessa andatura, quindi non avevo più aumenti di condizione, non avevo cali di condizione, stavo stazionario. Mi presento a maggio alle prime gare, che già ero in fase calante, infatti mi rendevo conto che andavo più forte a gennaio, febbraio, marzo, che però non correvo, anziché poi in stagione piena. Quindi qualcosa evidentemente non ha funzionato, ma non mi ero prefissato nulla, non avevo preparato nulla, quindi è giusto che sia andata così. Poi c'è da dire anche che le vacanze con la famiglia sono capitate proprio in momenti in cui magari stavo ricominciando un po' ad ingranare, quindi una settimana, due settimane di stop in momenti che uno invece sta ricominciando sono proprio la mazzata finale, che vanno un pochino a ricomplicare tutto, ma anche quella è la vita. C'è da dire anche che correndo poco c'è anche lo svantaggio di perdere un po' quelle dinamiche di corsa, perdere un po' quali sono gli atleti da seguire quando c'è uno scatto, quando c'è una fuga, quindi si perde anche un po' di malizia in gruppo, di esperienza nel seguire appunto le azioni giuste e fare gli scatti e le azioni giuste. Quindi è andato tutto un pochino a discapito dei miei risultati. Quindi ripeto, ho fatto queste gare da maggio in poi, ho fatto anche buoni piazzamenti, infatti sono arrivato più di qualche volta nei 10, sono arrivato secondo assoluto in una gara a circuito, nelle gran fondo sempre tra i primi 15 o 20, a parte quella che avevo fatto senza allenamento, se non avete visto il video andatevelo a guardare. Comunque buoni risultati, però al di sotto delle mie aspettative, al di sotto delle mie capacità,
e quindi così, senza infamia e senza lode. Però adesso ragazzi, il 2021 sta per finire, ho già iniziato ovviamente a preparare il 2020, infatti dopo metà ottobre ho riposato per circa 2 settimane, a novembre ho iniziato ad allenarmi, come chissà chi mi segue su Strava, Telegram, Instagram, dove pubblico sempre i miei allenamenti, a novembre ho iniziato, adesso a dicembre sto facendo dei lavori più specifici, ma di questo ve ne parlerò in un video appunto appropriato che uscirà tra i primi di gennaio, anche perché sapete che c'è una sfida in atto tra la mia testa e il mio corpo, ovvero di migliorare la mia potenza massima, quindi anche lì ci ho fatto un video apposta. E i primi di gennaio vediamo come stanno andando quegli allenamenti, vi parlerò di cosa sto facendo per la forza, per tutto, quindi per quello c'è un altro video. Questo era soltanto per riassumervi il mio 2021, che si è concluso con poche gare, tanti allenamenti, mi sono divertito, però risultati molto scarsi. Il 2021 spero che andrà meglio, sia perché voglio fare molte più gare, sia perché sto pianificando un allenamento più accurato, più programmato, quindi mi aspetto dei risultati migliori. E quindi ragazzi, non vi resta che seguirmi, non vi resta che dirmi voi cosa avete fatto in questo 2021, se l'anno del Covid anche a voi vi è costato caro dal punto di vista dei risultati, fatemi sapere tutto questo qua sotto nei commenti. Io vi saluto dai miei 12.000 e spicci chilometri fatti sempre a tutta, con molto dislivello, pancia a terra, meglio di così, alla fine non si può, dai, speriamo in un anno migliore, ciao!